Eccoci qua, cari amici di Focus, benvenuti. Vediamo un attimo se tutto funziona. Aspetto un secondo per vedere se si collega qualcuno. Allora, siamo in diretta, ok? Sono in diretta. Ciao a tutti, benvenuti a questa rubrica. Vediamo un attimo se si collega qualcuno, se tutto funziona e poi piano piano cominciamo. Allora. In una nuova finestra, così ho i commenti qui e posso vederli. Aspetto un attimo che si colleghi qualcuno, così sono sicuro che tutto funzioni. Ok, sembra che ci sia qualcuno. Fatemi sapere se si sente l'audio, se si vede bene, se tutto è a posto. Così cominciamo. Ok, buonasera a tutti. Ciao Raffaella, ben arrivata. Dimmi se mi senti. Spero che mi senta. Raffaella. Tutto ok, perfetto. Hola. Allora, cominciamo ragazzi. Intanto, beh, grazie di essere qui questa sera, nostro secondo appuntamento. E questa sera parliamo delle guide spirituali. È un argomento decisamente vasto e impegnativo, nel senso che ovviamente quello che vi riporterò stasera sono comunque il frutto delle canalizzazioni che sono state fatte, per cui non comprenderà, ok? L'alfa e l'omega, non comprenderai il tutto, l'assoluto, ma semplicemente quello che è arrivato a me e che serve, che io sono in grado di concepire. Quindi prendete quello che vi dirò questa sera come uno spunto di riflessione, perché io sostengo che nessuno è in grado di vedere l'aldilà. Magari qualcuno ce la fa, per carità, però nel senso a livello umano è difficile. Quindi quello che diamo sono delle interpretazioni. E quindi vi chiedo cortesemente di non prendere tutto come oro colato, ma prendete semplicemente e solamente quello che sentite dentro di voi. Tutto il resto può essere il canale che ha trasmesso male, perché comunque io ci ho fatto del mio meglio, però sono sempre umano e quindi si commettono gli errori. Perché il problema principale fra noi e Dio, appunto, siamo proprio noi siamo lì in mezzo. È la nostra capacità di metterci da parte e di ascoltare, di sentire e di poi trasmettere qualunque messaggio arrivi. Quindi anche la capacità e la risonanza di collegarsi a certi tipi di forze. Perché ovviamente, come ha scritto nel post oggi Enrico, ci sono varie tipologie di entità che cooperano con noi. Io non entro tanto nel dettaglio, perché per chi mi conosce sa che non mi piace definire qualcosa che a mio avviso è indefinibile. E quindi l'importante è sentire, ok? L'importante è sentire l'amore che ci viene donato, la pace, la tranquillità, quel senso di sicurezza, di rassicurazione. Perché noi, il più delle volte, no, ci facciamo prendere dai sensi e quindi dagli eventi, dalle situazioni, dalle parole, dalle immagini, no? E ci disperiamo, cadiamo vittima di questo famoso velo di Maya e ci perdiamo in quel mondo lì e ci dimentichiamo della nostra natura. Del semplice fatto che la vita che dimora in noi è perennemente connessa al creato e al creatore. Quindi tutte quelle volte che ci sentiamo smarriti o ignorati è una percezione, non è la realtà. La realtà è che siamo sempre portati in palmo di mano. Questa è la verità.
è che a volte vorremmo proprio essere portati ancora di più, no? Alleggeriti sempre di più del nostro carico. Solo che stavo parlando prima, no? E con Maria, che è venuto fuori questo concetto che secondo me vale la pena ribadire, che senza le difficoltà che incontriamo nella nostra vita, non riusciremo a crescere. Cioè, se tutto fosse sempre solo assolutamente in discesa e non dovessimo mai scontrarci con noi stessi, con il nostro io, con la nostra immagine del reale, non saremmo qui, saremmo in un altro piano esistenziale. E allora a volte queste difficoltà ci servono per fermarci, per ascoltarci, no? Riconoscere pezzi di noi che ci scappano continuamente ogni qualvolta reagiamo alla vita, agli eventi, alle informazioni. Meno male la nostra vita, il nostro piccolo recinto energetico, no? La nostra dimensione che viviamo, è creata apposta per permetterci di sviluppare certe qualità e di trasformare certe, possiamo definire le cose un po' più grezze, no? Cercare di alleggerire i carichi che ci portiamo nell'anima, i pesi, le zavorre, i carmi. Va bene, passiamo ai saluti perché io sono già partito in quinta, in sesta. Allora, beh, Raffaella, intanto grazie che sei stata la prima. Cristina, ben arrivata, buonasera. Ah, cara Monica, ciao, ben arrivata. Santina, ciao, ben arrivata anche a te. Ciao Tiziana, Laura, Daniela, cara Anna, ciao, grazie alla chiacchierata che abbiamo fatto l'altra sera, l'altro giorno. Ciao Giada, buonasera. Ilenia, ciao cara Ilenia, sono d'accordo. Le difficoltà ci fanno capire cosa c'è oltre. Sì, perché bella. Quando tutto va secondo il nostro protocollo mentale, no? La nostra visione, noi andiamo come delle macchine da corsa e quando inciampiamo e prendiamo una bella facciata per terra che ci guardiamo un po' attorno e ci chiediamo che cosa ci sia successo. Allora ci serve a volte, no? Quello stop. Quel momento anche di tristezza, perché ci obbliga ad ascoltare. Quindi invece di portare l'energia fuori da noi, quindi all'esterno, quindi dare energia ai sensi e al mondo infinito che c'è nella Terra, no? Portiamo attenzione al nostro mondo interiore, dove c'è appunto, no, la nostra mente, i nostri istinti. E la nostra anima è connessa a lei, ci sono poi le guide, gli spiriti guida e poi tutti i regni superiori, i nostri angeli e il creatore. Cara Flora, buonasera. Cristina, buonasera. Enrica, buonasera. Grazie di essere tutti qui, siete veramente in tanti, sono molto felice. E sentitevi liberi e libere di commentare, di dire, di fare. Alla fine siamo tutti qua sul pianeta insieme, quindi volenti o nolenti dobbiamo imparare a condividere e ad armonizzarci. Cosa più difficile, soprattutto in questi periodi, no, di guerre, bisogna armonizzarsi, trovare la pace, riconoscere che siamo tutti figli della terra. Siamo tutti fratelli e il nemico è semplicemente diverso da noi, qualcuno che la pensa in modo diverso, agisce in modo diverso e si comporta in modo diverso. Bisognerebbe imparare a rispettarsi, cosa molto difficile, perché l'ego, l'idea che noi abbiamo di noi e del mondo, ci porta a volte a fare questo tipo di azioni che sono decisamente discutibili. E va bene. Allora, torniamo un po' al nocciolo della questione odierna, che sono le guide. Io ovviamente mi avvarrò del libro della Via del Cuore, perché comunque
È il motivo per cui sono qua, perché sennò non avrei niente da dirvi, perché comunque nella mia vita io faccio l'informatico, quindi non penso che vi interessi trattare il codice, ma dobbiamo invece trattare il cuore, perché di informazioni ne abbiamo anche troppe. E con tutto questo caos informativo, con tutte queste bombardamento di informazioni che ci arrivano da ogni periferica, che sia la televisione, lo smartphone o la persona che ha letto, poi perdiamo il senso dell'orientamento. Perdiamo il senso dell'orientamento e l'unico luogo dove possiamo trovare la sorgente del nostro benessere è appunto la nostra anima e le nostre guide. Non c'è tanto da girarci attorno. Perché quando, non so voi, ma io parlo un po' di me, a me ogni tanto quando vado fuori di me, quindi vado in testa principalmente, sono lì che mi ritrovo a cercare, a mangiare quotidianamente tonnellate di informazioni e news, documenti, articoli, e ci mi ritrovo delle volte in cui non sento quell'appagamento e quindi l'affanno nella ricerca continua. Ma no, è un appetito che non viene mai soddisfatto. Non viene soddisfatto perché quello che cerchiamo in realtà è una sensazione, un sentire, un sentirsi bene, un sentirsi amati, un sentirsi, no, gratificati. E io lo trovo in questi momenti, quando, anche grazie a voi questa sera, perché fra virgolette sono costretto a stare in questa frequenza e quindi, essendo in risonanza con questa frequenza, la vivo. Quindi la mia attenzione non va e non si disperde in nessun altro luogo, in nessun altro posto, ma sta dentro e ascolta. E questa sensazione è quella che ci dà poi quell'appagamento che cerchiamo. È riuscire a sentire dentro di noi la vita e la pace che questo sentimento ci dà. E allora ci sentiamo appagati. Ah, cari. Allora, Laura, ma perché le difficoltà sono sempre così tante nella vita? Perché ci servono. Più che altro se ti accorgi, penso, Laura, e le difficoltà reali, quelle proprio legate all'esigenza della vita, della sopravvivenza, sono tutte soddisfatte, presumo, no? Sono i bisogni della mente, che dicevamo prima, che la proiezione del benessere, l'idea che abbiamo noi di benessere, cioè il fatto che magari, Laura, prendo un esempio che magari neanche ti riguarda, ma è un esempio sciocco, lo faccio apposta. Tu immagina che io dico: caspita, io starei veramente bene se fossi alle Seychelles tutto il giorno, per tutta la vita, invece di stare qua in questa città con questa gente, con sto lavoro, col traffico, col casino. È vero, sicuramente se vai in vacanza alle Seychelles, dopo stai bene, c'è il mare, c'è il sole, e dopo un po' però devi fare qualcosa nella vita. Già nel senso la vita ci obbliga a esprimerci, a manifestarci, a esistere, a creare, a costruire. E allora noi a un certo punto scegliamo, no? Scegliamo dove vogliamo andare. Lo so che sembra difficile pensare che noi siamo liberi di scegliere, considerando i condizionamenti e gli obblighi, no, che sono venuti fuori anche dai governanti, ma in realtà noi ce l'abbiamo questa facoltà di scegliere e quindi possiamo scegliere, okay, se farci affondare dalle difficoltà o fermarci. Ci fermiamo, ok? E restiamo in ascolto, perché una cosa che
lassù, no? Là dentro, le guide, i regni superiori, sanno, è la nostra reale capacità di gestire i carichi. Non ci viene dato un peso che non siamo in grado di gestire e di sopportare. Se no sarebbe un'ingiustizia, o sarebbe un'incapacità del creatore di comprendere le sue creature. E la vedo dura, no? Che l'assoluto non riesca a comprendere il relativo. Quindi è impegnativo perché ci obbliga a levigarci, a levigare tutte quelle parti di noi che sono spine e feriscono noi e gli altri. A volte noi ci portiamo dietro le zavorre del passato, quindi quello che abbiamo vissuto da piccoli, da bambini, o addirittura ci portiamo le cose di altre incarnazioni, ce le riviviamo in questa vita sotto forma di condizionamento e siamo lì a trasformarle, per cui sentiamo questa pesantezza. Ma non c'è solo quello, no? Poi, proseguendo nella rubrica, nei prossimi periodi, tratteremo un po' più approfonditamente questo argomento della sofferenza interiore e dei pesi da portarsi dietro e da lasciare andare. Enrico, ciao caro, ben arrivato, grazie. Ciao Novella, ciao Valeria, Raffaella. L'appagamento è sempre momentaneo perché la ricerca di nuove sensazioni è continua. Eh sì. Il cervello ha fame, come il nostro corpo, ha bisogno di nutrimento e quindi cerca sempre nuove informazioni, di accrescere quella che chiamo la mappa della realtà. È che è una ricerca infinita, perché lui vuole uscire, vuole riuscire a comprendere tutto, la mente. In realtà non lo può fare. Non lo può fare perché il cervello sta qua dentro. E non riuscirà mai questa scatoletta, per quanto fighissima sia, a comprendere tutto il creato. È una battaglia persa in partenza. È un aspetto matematico. La creatura non può comprendere il creatore. È insiemistica. Se sei dentro a un cerchio, non puoi essere il cerchio. Sei dentro, sei un puntino nel cerchio. E quindi, allora, da quant'è che siamo in live? 17 minuti. Penso che possiamo cominciare a leggere un pezzettino del capitolo delle guide, così entriamo nel vivo, entriamo proprio nella loro energia, ok? Perché le parole sono energia. E leggendovi le loro parole cercherò di trasmettervi questa energia, l'energia delle guide con cui sono entrato in contatto. Questi esseri che mi hanno dato veramente tanto, mi hanno scoperchiato l'anima e mi hanno permesso di vedere, diciamo, la mia vita e anche il creato in un modo completamente diverso da come lo vivevo prima. E il mio augurio è che riesca a trasmettervi questa energia così bella. Ah, un secondo. Raffaella, come ci si libera dai condizionamenti e dai pesi di vecchie incarnazioni? E beh, Raffaella, ci si libera è una parola, nel senso che principalmente noi non sappiamo, ed è un bene, che cosa abbiamo fatto in passato. Semplicemente viviamo gli effetti di ciò che è stato fatto, ok? Quindi quelle energie, quelle persone, no? Che erano coinvolte negli eventi dei nostri pregressi, in qualche modo ce le ritroviamo nella vita. E con loro si instaurano certe dinamiche proprio di relazione, ci sono certi vortici, chiamali così, energetici, dove noi magari ci troviamo nella condizione di dover riparare al danno fatto.
E quindi a volte lo viviamo male perché magari non abbiamo ancora imparato ad amare. Perché se dobbiamo riparare un danno fatto vuol dire che non eravamo proprio nell'amore, no? E allora in questa vita dobbiamo, fra virgolette, ingoiare il boccone e riuscire a digerirlo. Per cui ci si libera intanto cominciando a perdonarsi. Poi cominciando ad amarsi. Okay. E amare se stessi non è facile. Nel senso, se voi ricordate le parole di Gesù, Gesù diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi amare gli altri sì, ma imparare ad amare in ugual misura anche se stessi. E tendenzialmente noi ci trascuriamo un po', perché siamo appunto proiettati nei bisogni, nelle necessità, nei doveri, nelle rigidità del sistema, no? Della società, nella rigidità della nostra mente, nei dolori che stiamo cercando di contenere dentro per non sentirli troppo. E quindi a un certo punto tutto diventa difficile da gestire. Però vedremo poi leggendo che non siamo soli, l'abbiamo detto all'inizio. È vero che la nostra vita vissuta qua è impegnativa, a volte può essere molto pesante, ma possiamo farci aiutare. Ok, la cosa bella che le guide mi hanno dato è una visione, è una percezione, no? Mi hanno aperto una porta dentro, prima me l'hanno fatto capire e poi me l'hanno fatto sentire. Quindi impareremo anche più avanti che quella porta che ci conduce agli esseri di luce, agli spiriti guida e all'amore è sempre, 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 sempre aperta. Sempre. Siamo noi che guardiamo nell'altra direzione. Perché? Perché siamo attirati dai sensi. Ok? È come se dietro di Federico, qua nella nuca, ci fosse un altro essere. Ma tutta la mia energia è così collegata ai sensi che continua a guardare nell'altra direzione, non guarda mai dietro, in realtà è dentro. Ok? È proprio un aspetto dell'incarnazione. Cioè, se noi non capiamo la natura dell'essere umano, che la natura dell'essere umano è appunto un sapiens, una scimmia evoluta che ha tutte le esigenze che ha anche il vostro cane, il vostro gatto, in più ha una mente, possiamo chiamarla, io la chiamo la mente aliena, nel senso che il cane non costruisce le atomiche, il cane non guida l'autovettura, il cane non va nello spazio con l'astronave. Okay, allora noi abbiamo una mente che è completamente slegata dal mondo del corpo, dal mondo della materia. Ma al tempo stesso abbiamo un corpo che è tremendamente bestiale, tanto quanto l'animale. In più abbiamo anche uno spirito, no? E dobbiamo imparare a convivere con queste energie dentro di noi che il più delle volte non sono in armonia. Non riusciamo a dominarle, la coscienza sta proprio in questo atto, riconoscere le pulsioni interne e dominare. Dominare nel senso di gestire, ok? Di non di schiacciare, gestire. Per questo bisogna imparare ad amarsi, no? Ama il prossimo tuo come te stesso. Amarsi significa non schiacciarsi, reprimersi, ok? Castrarsi, sacrificarsi, ma trattarsi con amorevolezza. E vi posso giurare per quello che è la mia vita che è tutt'altro che semplice. A dirlo è facile, ma farlo è difficilissimo. Perché ci sono le memorie di come siamo stati trattati. E quelle memorie sono scolpite nella sofferenza, sono impresse nelle cellule. E quindi riuscire a uscire da questo meccanismo di
condizionamento bisogna farsi aiutare. Ok? Bisogna farsi aiutare. Da soli facciamo fatica, ma una fatica mostruosa. Allora, la cosa più semplice è lasciarci aiutare. Poi vediamo come. Ma è importante riconoscere che non siamo soli dentro la nostra vita. Siamo seguiti H24, non ci mollano un secondo i nostri angeli. Quindi credere di essere stati abbandonati o di essere soli è un'illusione dei sensi, ok? Fa parte del gioco dell'incarnazione. Ma la realtà è un'altra. Noi siamo immersi nell'amore di Dio, siamo immersi. È che per il nostro vissuto non riusciamo a sentire. Per il frastuono che abbiamo nella testa non riusciamo a sintonizzarci. Per i condizionamenti che arrivano dall'ambiente esterno ci distraiamo. Il perché lo vediamo più avanti. Ok, dove siamo rimasti? Ciao Domenica, ciao Mariangela, ciao Anna Maria, grazie Cristina, ciao Patricia e ciao Angela. Allora, io comincerei di qua a leggere il capitolo delle guide della Via del Cuore, così cerco di trasmettervi in diretta le parole che hanno voluto condividere con noi riguardo a loro. Allora, le guide iniziano e dicono: noi vogliamo che tu evolva, desideriamo che tu stia bene, crediamo che tu abbia bisogno di aiuto. Non importa chi siamo, l'importante è che ci ascolti. Ok? Perché il più delle volte noi vogliamo sapere il nome, che forma ha, di che Sefirot è, di che compito ha. Con me hanno tagliato molto corto. Fede, non ha importanza questo. Questo sono dati per la mente. L'importante è che tu senti, che riconosci dentro di te. Questo è importantissimo, riconoscere dentro, sentire. Quindi non importa chi siamo, l'importante è che ci ascolti. Noi siamo coscienza, coscienza elevata. Vediamo, sappiamo, conosciamo, esistiamo, siamo, verifichiamo, controlliamo, armonizziamo. Siamo qui per armonizzare. E tu non sei ancora in armonia, ma lo stai facendo piano piano. Quindi cerca bene di ascoltare le nostre parole. Perché noi sappiamo qual è la via, ok? Quindi in queste pagine loro mi hanno descritto vagamente quante energie ci sono, quindi quelle che conoscono, quelle che vedono, quelle che hanno coscienza molto elevata, ok? Verificano, controllano, armonizzano. E queste guide che parlano adesso sono quelle che sono venute ad armonizzare me, ok? E quindi queste informazioni sono informazioni che sono servite a me per cercare di portarmi un po' nel cuore. Perché io stavo partito per la tangente. E loro conoscono la via. Ok? È la loro. Siamo noi che l'abbiamo smarrita. Quindi, come facciamo a riconoscere la nostra via? Non è che Federico può dire a tutti voi, che siete veramente in tanti, qual è la vostra via. È presunzione dirvi cos'è giusto. Okay. Solo la vostra anima sa cos'è giusto per voi. Quindi il vostro più grande sforzo in assoluto è riuscire a connettervi col vostro interno, fare pace nella mente, quietarla, portare l'attenzione nel sentire e ascoltare e riceverete quello che vi servirà in quel momento. Non per i prossimi 20 anni, in quel momento. Ok? Non bisogna preoccuparsi. Tant'è che mi dicono: abbi fede perché noi ti conosciamo molto bene e sappiamo ciò che ti rende felice.
e vogliamo aiutarti a stare bene. Per stare bene devi accettare il nostro aiuto, perché altrimenti da solo farai molta fatica. Ok? Quindi il primo input che arriva è bisogna imparare ad accettarlo l'aiuto. E poi andiamo a capire perché. Non ti devi preoccupare, la luce è dappertutto e quindi sappi che è tutto in ordine, è tutto a posto. Allora, questo pezzo qua, per chi abbia già letto il libro, lo troverete nei capitoli I regni della luce. Questo pezzo, perché c'è un problema temporale, nel senso un pezzo dei regni della luce l'ho canalizzato prima di questa canalizzazione qua. Allora in quel contesto lì le energie, le entità, le guide, quel tipo di guide con cui era entrato in contatto si occupavano dell'ordinamento dell'essere umano, quindi degli aspetti biologici, di creare la sincronicità, del coordinamento per la sopravvivenza. E quindi quel tipo di energie con cui sono entrato in contatto erano, fra virgolette, senza emozioni. E loro dicevano: noi ordiniamo il caos, voi ordinate il caos, tutti gli esseri ordinano il caos, anche Dio ordina il caos. E le guide, che probabilmente sono a un livello superiore a questa entità qua, gli hanno detto: Fede, guarda, è tutto in ordine, è tutto a posto, non ti preoccupare, ok? Per cui probabilmente, io lo deduco perché vi dico, questo è quello che ho ricevuto io, quindi prendete tutto sempre col filtro, ok? Quello che vi risuona è vostro, tutto il resto sono bla bla. E quindi per come io ho decodificato quello che mi è arrivato, è che ci sono dei livelli che sono legati alla biologia, quindi alla sopravvivenza dell'umano, a metterlo in relazione, a creare quelle condizioni favorevoli, no, per gli incontri, per lo sviluppo. Ma magari quegli aspetti lì sono aspetti proprio energetici senza aspetti emotivi. Poi ci sono quelle anime, scusate, quegli angeli, quegli spiriti guida lì, che già vanno a trattare proprio la natura vibratoria dell'anima. E quindi lavorano su altre frequenze. E loro mi dicono: noi siamo qui per armonizzare. E quindi non ti preoccupare, la luce è dappertutto, quindi non è che ci sia da ordinare qualcosa, semplicemente ci sono dei livelli in cui tutti sanno tutto di tutti e non ci sono cose da evolvere, è già tutto evoluto. Degli altri livelli che non è così. Spiegarvi come sia possibile io non lo so. Però sicuramente il creatore è molto più fantasioso di me. Allora, tu non sei a posto, no? Sono partiti subito in quarta. Tu soffri, non sei felice, ascolta le nostre parole, perché noi ti sentiamo bene e ti conosciamo bene, ok? Quindi le guide ti dicono: non serve che ci parli, non serve che tu faccia, scusatemi se io adesso entro in questo argomento, ma ci tengo a precisarlo. A volte sembra, io più che altro leggo ogni tanto dei post in giro, sembra che se non facciamo dei riti precisi, ad orari precisi, con cibi precisi, con rituali precisi, sembra che l'aldilà non ci ascolti. E qui sono venuti abbastanza a sfatare la situazione. Noi ti vediamo, ti sentiamo, ti conosciamo sempre. Non è che a volte ci perdiamo. Ok? Quindi tu non soffri. Vogliamo aiutarti ad armonizzarti. Per fare questo devi acconsentire ad essere aiutato. Ok? Quindi c'è la legge del libero arbitrio. Allora, chi è che non rispetta il libero arbitrio? Le energie, ok? Le persone, le coscienze di, chiamiamola, bassa entità, quindi quelle egoiche. Più l'ego è grande, quindi più io sono importante, più tu non vali niente. E quindi viene meno il tuo libero arbitrio, viene meno il rispetto nei tuoi confronti, viene meno l'amore. Perché l'io, per sua natura, l'amore lo vuole tutto per sé e non lo elargisce al prossimo. Ok? Quindi più saliamo di frequenza e più le entità con cui entriamo in contatto invece sono
l'emanazione di queste frequenze d'amore, sempre più potenti. A volte a me è capitato di sentire l'amore, non so da chi, ma era così potente che mi sconvolgeva. Cioè, appena sentivo quella vibrazione cominciavo a piangere, ma piangevo per delle ore intere. Perché era gigante, è una potenza, scusate il termine, mostruosa, nel senso incontenibile. È come se tu sei un bicchiere così, ti sta arrivando uno tsunami addosso. Ti travolge. Ok? Quindi ai livelli superiori c'è un'infinità di amore e al tempo stesso c'è il massimo rispetto del libero arbitrio. E allora loro ti dicono: noi ci siamo sempre disponibili, ma sei tu che primo devi riconoscere che non sei da solo e secondo devi accettarlo l'aiuto, perché noi non interveniamo arbitrariamente su di te, se non per le cose che la tua anima sceglie per te, come obbligo, quindi come diciamolo, come percorso obbligatorio per la crescita o per l'espiazione del karma o per l'amplificazione del dharma, vedetela come volete, non ha importanza tanto, ok? È importante sapere che ci sono delle cose che siamo, fra virgolette, obbligati a fare dal nostro esistere, dal nostro essere, dal motivo per cui siamo incarnati. Per il resto possiamo scegliere, noi possiamo sempre scegliere. Teoricamente possiamo scegliere anche di ignorare la nostra anima. Ok? Solo che se lei ha stabilito che in questa vita la dobbiamo ascoltare, ci metterà nella condizione di ascoltarla. Se invece siamo in un'incarnazione dove non c'è problema, nel senso lei dice fai esperienza, tanto c'è il principio di causa e effetto che ti regola e quindi vivrai sempre gli effetti di ciò che scateni. Se non si preoccupa, puoi anche ignorarla tutta la vita. La vedo dura, però potrebbe anche accadere a qualcuno di voi, di noi. Io diciamo che non ho potuto tanto ignorarla, però andiamo avanti. E quindi mi dicono, a me, hanno detto così, puoi pronunciare mentalmente o ad alta voce queste parole, acconsento ad essere aiutato. Ok? Quindi io per libero arbitrio scelgo liberamente di accettare l'aiuto delle mie guide spirituali, chiunque esse siano. Tanto lassù sanno chi mandarmi, non si sbaglieranno mai. Ok? Dio non si sbaglia. L'assoluto non può errare, l'umano erra, perché è creatura. E quindi mi dicono, abbi fede, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene e siamo qui per aiutarti. Ok? Quindi non sono qui per dominarci, per farci fare cose assurde, per farci soffrire, no, sono qui per aiutarci. Quindi massima accettazione dell'aiuto. Non pensare che gli esseri come noi ti possano fare del male. Il male che tu fai a te stesso è 100.000 volte maggiore. Ok? Questo è importante perché noi con le nostre azioni incoscienti ci distruggiamo. Basta pensare a tutti gli eccessi che ci sono nella nostra società. Quindi siamo noi i primi autori dell'autodistruzione. Cioè è la volontà umana che porta alla guerra, che identifica un fratello come nemico e quindi architetta macchinari mostruosi per distruggere. È la volontà umana, l'io, o l'egregora, no? Degli i che diventano la nazione, la squadra o chi per essa. Quindi è importante riuscire a capire che
È più facile che sia là di qua a farti male. Là di là, il suo compito è farlo uscire da te il dolore, quindi il male che sentiamo dentro. Quindi siamo qui per aiutarti, scusate, abbi fede perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene e siamo qui per aiutarti. Non pensare che gli esseri come noi ti possano fare del male. Il male che tu fai a te stesso è 100.000 volte maggiore. Noi possiamo solo parlare alla tua mente, ma poi, libero arbitrio, sei sempre tu che decidi come agire, sei sempre tu che scegli quale voce ascoltare delle infinite che ti sussurrano. Ok? Quindi noi possiamo ascoltare tutto e tutti. Perché le infinite che ti sussurrano, perché? Perché poi magari c'è un pezzo in cui viene fuori questo coso. Tenetevelo lì, ok? Tenetelo lì, le infinite vi sussurrano, poi lo vediamo perché. Siamo qui per aiutarti a vedere la via, la luce e la strada da percorrere assieme alle anime che hai scelto di incontrare in questo percorso e che stanno aspettando il tuo incontro per camminare assieme a te in questo nuovo futuro dove ci sarà la pace, anche se adesso vedi tutta questa guerra. Coincidenza, no? L'avevamo previsto, che ce la saremmo portata in casa sta guerra. Ma sappi che non è dappertutto, è solo in alcuni posti ed è voluta dall'uomo, non certo da noi, ok? Noi vogliamo la pace, noi vogliamo l'amore. Quindi qui c'è proprio, non è volere di Dio, anche nell'introduzione del libro che abbiamo letto la volta scorsa, è il nostro volere. È il volere dell'uomo, noi abbiamo il potere di creare, ok? Noi siamo co-creatori della realtà. Nel senso, ci è stata data la terra e noi sulla terra portiamo noi stessi. Quindi i nostri pregi, i nostri difetti, le cose, i talenti e anche le cose che dobbiamo guarire. Le creiamo, le cristallizziamo, le materializziamo, gli diamo una forma. Così che, vivendoci dentro, sopra o a fianco, possiamo riconoscerla e comprenderla. Attraverso le nostre azioni, le nostre manifestazioni, le nostre creazioni, abbiamo l'opportunità di prendere coscienza di noi stessi. Questo è il fine, comprendere se stessi, attraverso le proprie manifestazioni. Loro sono qui per portare l'amore. Okay. Il loro compito qua è portare l'amore. Noi, il nostro compito è imparare ad ascoltare e a farlo entrare. È la cosa, una delle cose più difficili, fare entrare l'amore nella propria vita. Noi siamo dentro di te. Tu sei ovunque. Noi siamo ovunque. Siamo tutti parte della stessa coscienza. Siamo fratelli, figli dello stesso Padre. Siamo tutti qui a compiere il proposito divino. Che tu ci creda o no, che gli altri ci credano o no, questo non ha importanza, perché comunque siete qui sulla Terra e visto che siete qui, lo state già facendo, quindi stiamo già, manifestando il proposito divino. Il proposito divino è conoscere se stesso e anche voi specularmente state cercando di conoscere voi stessi. Tant'è che la guida mi dicevano la vita è conoscere se stessi e conoscendo se stessi si impara a scegliere che cosa si vuole e che cosa non si vuole della propria vita, indipendentemente dall'ambiente esterno e dai condizionamenti. Quindi la realtà è molto complessa. Noi siamo veramente tanti. Tutti a servizio. Siamo tutti qui ad aiutarti e non puoi capire tutti i nostri compiti, tutti i nostri mondi, tutti i nostri lavori, tutte le nostre vite, tutti i nostri modi di operare. Pensa ad essere felice, pensa a stare bene, pensa ad amare. Non c'è da risolvere nessun rebus. C'è solo da vivere in armonia, in pace e nell'amore.
Ecco, ci hanno svelato il perché viviamo. Dobbiamo imparare a vivere in armonia, in pace e nell'amore. Parole facili da comprendere, difficili da mettere in pratica. Se volevate le chiavi della vita, secondo me ce l'hanno date. Ok? Riuscire a restare in armonia con se stessi e gli altri, riuscire a sentire la pace indipendentemente dai condizionamenti esterni e interni. Riuscire a percepire sempre l'amore del Creatore costantemente, no? Come diceva Gesù, io e il Padre mio siamo uno. Sentire questo contatto sempre, costantemente. Quindi riconoscere l'illusione che in parte viviamo. Mi fermo un secondo, vedo un attimo se avete scritto qualcosa. Allora, Mariuccia, buonasera. Grazie Mariangela. Che commozione questi messaggi. Eh sì. L'energia è proprio bella questa sera, sì. Si fanno sentire. Sono felice che tu, penso anche voi, riusciate a sentire questo immenso amore che c'è. Mariangela, ci spieghi chi sono le guide? Lo sto leggendo, Mariangela. Sono energie di vario ordine. Alcune lavorano per il corpo, altre lavorano per la mente e altre per l'anima. Ok? Altre ancora per la presa di coscienza. Sono tante le guide. Ognuna ci guida per un segmentino del nostro essere. E poi io non lo so, nel senso. Sono presuntuoso, ti dico, le guide sono A, B, C e D. No. Io ti dico, non so chi sono, ma ti posso garantire, ti posso giurare che l'amore, quello me l'hanno fatto sentire. Un amore che non è terrestre, ok? Non è umano, appunto divino. Quindi a me, per me è stato sufficiente. Non mi interessa capire se avevano vestiti, che figura potevano avere. Che dimensione vivono, che frequenza hanno, anche se poi più avanti comunque qualcosa ci dicono. L'importante è il risultato, ok? Il risultato è che mi hanno fatto sentire l'amore e questo è più che sufficiente, ok? Perché è quello di cui abbiamo bisogno. Sapere dentro di noi che c'è una porta aperta. La porta verso Dio è sempre, sempre aperta. Che ci sono delle guide che ci sono dentro di noi. Loro ti dicono: noi siamo dentro di te come tu sei parte di noi. Noi siamo ovunque, tu sei ovunque. Siamo tutti parte della stessa coscienza. Ok, queste parole sono chiare. Non c'è separazione. La separazione è nella percezione dei sensi. I sensi, ok? Vista, udito, tatto, olfatto, gusto. E poi c'è il cervello che elabora e interpreta. Questa è la separazione. Questo archibugio che è l'umano si sente separato. Ma nella realtà lui è dentro la vita, dentro la terra. È alimentato, è nutrito. È amato. Quindi non ha tanta importanza sapere in che Sefirot stanno, che dimensione, che frequenza, che nome. Queste sono cose umane, l'etichettatura della mente, la classificazione, la catalogazione, sono tutti aspetti mentali. Non sono proprietà del sentire. Il sentire non ha bisogno di etichette.
Non hai bisogno di riconoscere la bellezza di un fiore dal suo nome. Lo vedi? Ti piace? È bello. Che si chiami ortensia, o rosa, o passiflora, chissà cosa. Non ha importanza, è bello. Poi se vuoi diventare una dottoressa in fiori è un altro discorso. Nel senso la loro natura. La loro natura è Dio. La loro natura è l'amore, la loro natura è la luce, la loro natura è l'aiuto a noi. Poi altro non ti so dire. Magari qualcuno lo sa, lo tratta e ti racconterà l'alfa e l'omega. Federico no, mi dispiace, è limitato. L'hanno fatto così. Che differenza c'è tra angelo custode e spirito guida? Guarda, Enrico l'aveva scritto sopra in un post stamattina, quindi io non, perdonatemi, ve l'ho appena detto, io non tratto questo tipo di informazioni perché, l'obiettivo non è classificare gli angeli. Ragazzi, vi prego, non li stiamo a classificarli. Cioè non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo chi abbiamo di fronte e vogliamo dire chi è. Magari c'è qualcuno che lo sente, contattate quella persona che magari lei lo sa e vi dà tutte le risposte. Io Federico non le so. Federico è ignorante come una zappa. Ok? Federico è qui perché vi trasmette quello che ha ricevuto, il resto lo ignora. È ignorante. Abbiate pietà di me. Io non so dirti la differenza, Mariella, con tutto il cuore, non lo so. Non lo so. Può essere, come ha scritto Enrico oggi, che c'è l'angelo custode, quello che ti sta sempre sulla spalla e non ti molla mai, mentre lo spirito guida magari è uno che arriva ogni tanto a darti una. Non lo so. Io ti dico, a un certo punto non te le domandi queste cose, perché non mi cambia il presente. Poi magari tu, Mariella, non, se tu lo senti per te importante, è un bene. Comincia a scavare, comincia a fare questa ricerca. Ok? Perché le vie del Signore sono infinite. Magari tu con questa domanda, con questo bisogno di riconoscere le varie frequenze che loro hanno, andrai a sviluppare delle parti che io non sono in grado di comprendere, capisci? Perché nel mio modo di vivere l'esistenza io sono limitato. Per me basta sentire e io sono felice. Magari tu hai bisogno di entrare in profondità per riconoscere le differenze vibrazionali che ti serviranno chissà poi a fare cose, perché magari poi scriverai un libro tu, io non lo so. Però tu ascolta il tuo sentire, ok? Cerca di riconoscere dentro di te. E comunque, sicuramente qualcuno ci sarà che riesce a darti delle risposte. Ne sono sicuro. L'importante è sapere che ci amano. Ah sì. Questa è, guarda. Quando nell'introduzione mi dicono non esiste il male, mi hanno tolto un peso, quindi non c'è da combattere nessun Satana, ok? E poi ti dicono: noi siamo qui per aiutarti, noi ti amiamo, ok? Quindi non c'è bisogno che ti metti in posizioni, no, per ricevere il nostro amore, ti basta ascoltare, devi collegarti perché c'è il libero arbitrio, devi scegliere, quindi devi accettare il nostro aiuto. Okay. Tant'è che mi hanno detto: Fede, se vuoi, puoi dire acconsento ad essere aiutato, accetto il vostro aiuto. Così che hai manifestato apertamente, liberamente, la volontà di essere aiutato da noi. E poi fanno loro. Cioè, è bello, ogni tanto lasciarci aiutare. Io quando ho dovuto fare questo libro, cioè, ma ne ho viste, ne ho ricevuti di aiuti costanti. Ma anche adesso, nel senso adesso è un po' diverso.
Almeno io percepisco diverso. Adesso io ho la certezza assoluta dentro di me che esistono, che ci sono, che è una porta interna che non si vede, quindi basta varcarla e senti certe cose. Per cui tutta la mia guerra si è spostata dentro di me, nel riuscire a portare l'attenzione dentro, non farmi prendere dalla mia vita, dai miei bisogni umani, dei miei sogni, delle mie ambizioni, dall'idea che io ho di me stesso, della realtà, cioè è diventata una guerra interiore. Tutto il resto dell'esterno mi interessa relativamente. Mi interessa quando reagisco, ok? Quindi quando il mondo esterno mi fa reagire, è a quel punto che mi interrogo, dico, caspita, sono andato fuori, mi sono perso nel labirinto della vita. Ho smesso di ascoltarmi, perché quando sei dentro di te, tutto il mondo è come un cinema, è come se stai vedendo un film. Il film delle proiezioni degli altri, ok? Noi vediamo l'energia degli altri cristallizzata nella materia. La realtà esterna è la natura che è un'espressione del creatore. E poi ci sono le creature che siano esse animali, vegetali o umane o extraumane, quel tipo di creature manifestano la loro energia. Che cosa? Frutti, fiori, ok? Gli animali cosa creano? Altri animali. L'uomo cosa crea? L'uomo crea tanto. Ok? Se immaginate tutti gli oggetti di cui siete circondati sono frutto di una creazione umana. Quindi quando guardiamo fuori da noi, noi vediamo infinite creazioni delle creature e infinite creazioni del creatore. Allora a volte entriamo così tanto in risonanza con qualcosa o con qualcuno che ci perdiamo il baricentro, no? È un aspetto che mi viene da immag come immagine, è l'attrazione gravitazionale dei pianeti. Ok? Più un pianeta è grande, quindi più è grande, più ha massa, più attrae a sé piccoli pianeti, un po' come la Terra che attrae la Luna. È un po' come il Sole che attrae tutti i pianeti del Sistema Solare. Ok? La sua gigantesca massa, quella del Sole, tiene attorno a sé tutti i pianeti del Sistema Solare. Allora, noi ogni tanto la nostra attenzione è come fosse un piccolo satellite, no? Che viene attirata da delle masse gigantesche e poi ci rimane dentro, comincia a girarci attorno. E una volta che ci giri attorno ti perdi, perché giri attorno a questo centro di massa che è l'oggetto della tua attenzione, e ti dimentichi di te stesso. Dimenticandoti di te stesso, non puoi ascoltare la tua voce interiore, ok? Non potendo ascoltare la tua voce interiore, quindi Dio che è in te, non riuscendo più ad ascoltarlo perché tu sei energeticamente da un'altra parte. Ascolti le infinite attraverso questo qua che è una radio, che è una radio ricevente, riceve onde radio il cervello. È come fosse una grande antenna, capta nel reale e nell'irreale, nel senso nel metamondo. Quindi capta anche i defunti, capta le altre dimensioni, capta di tutto il cervello, se si sintonizza. Quindi quando il nostro focus, la nostra attenzione va fuori da noi, rischiamo di perdere il contatto col nostro sentire. Quindi è importante poi riconoscere e ritornare dentro. A quel punto, respiri, vivi, esisti. Non hai bisogno di niente. Perché dentro senti la vita e la vita è Dio e Dio è tutto.
Quindi il tutto vive in te. Andiamo avanti. Allora, sei qui per affrontare, ecco qua, ci dicono perché siamo qua, molto bello. Sei qui per affrontare alcune prove che ti sei scelto da solo, ok? Quindi non possiamo neanche dire dar la colpa a Dio, ce le siamo scelte noi. Noi qui siamo a supportarti. Perché per farlo sarebbe molto dura. Ok, quindi immaginate, dicevamo prima che la vita è molto impegnativa, immaginate se non fosse, se non fossero già ad aiutarci, come sarebbe. Noi supportiamo tutti, ok? Noi amiamo tutti, noi siamo la luce, noi siamo Dio, noi siamo la famiglia, noi siamo casa, noi siamo il cuore, siamo dentro di te come tu sei parte di noi. Ok, si sono svelati un altro po'. Non c'è separazione. La separazione è nella percezione. La percezione è una manifestazione del tuo essere, quindi la tua anima. Il tuo essere si manifesta e agisce seguendo le direttrici che si è dato da solo. Non ci sono imposizioni, non ci sono obblighi, ci sono solo scelte. Ok, quindi qua ci danno alcune cose che abbiamo detto anche prima. Imparare a capire che non c'è separazione. La separazione è nella percezione. La percezione è una manifestazione, quindi è un effetto del tuo essere. Quindi la causa è la tua anima, il tuo essere. La percezione, quindi l'incarnazione, le cose che percepisci da incarnato è un'espressione della tua anima. E il tuo essere, quindi la tua anima, si manifesta e agisce seguendo le direzioni, quindi gli obiettivi che si è data da sola. Non ci sono imposizioni. Quindi non è che ti dicono devi fare così, no, l'anima dice io, è come andare in vacanza, no, ma che faccio in sta vita? Che faccio domani? Vado in Sardegna, vado in Sicilia, vado in Isola d'Elba, vado sul Monte Bianco, ok? È come andare a fare un viaggio. Perché? Perché è vero che noi qua viviamo, toh, al massimo un centinaio d'anni, ma per un essere immortale che è l'anima, 100 anni sono come un weekend di vacanza, vedetela così. Ah, sai, ho fatto un'incarnazione in cui ero tizio lì, facevo cose strane. E poi ne farò un'altra per riparare i casini che ho combinato con quel livello di coscienza. Ma ho capito certe cose. Adesso non le farò più. Ok? Prendetela così con serenità. Io mi ricordo, no, prima di che loro entrassero nella mia vita, che facevo ricerca interiore, corsi di tutti i tipi, e mi affannavo, no, e volevo capire Dio, ma mi sfuggivano le cose, non ne venivo fuori. E loro mi hanno detto, Fede, stai sereno. Tant'è che dicono, Fede, pensa ad essere felice, pensa a stare bene, pensa ad amare. Ok, basta. Basta. Non c'è da fare risolvere rebus, non c'è da fare lotte contro nessuno, non c'è nessun satanasso. C'è la manifestazione del tuo essere e gli altri manifestano il loro di essere. Se gli altri sono in un gradino evolutivo un po' sotto il tuo e quindi continuano a portare la rabbia, la morte, la distruzione, l'esaltazione dell'ego. Sono fatti loro. Nel senso tu gli puoi inviare un po' di Reiki, un po' di amore, un po' di messaggi positivi, ma quell'anima lì deve fare la sua esperienza e comunque ne pagherà le conseguenze, causa e effetto. Ok? Karma. Si fa il suo bel karma e poi se lo va a espiare.
Noi dobbiamo guardare cosa portiamo noi nel mondo, cosa costruiamo per questa società. Vogliamo portare la morte, la distruzione, la sofferenza? Vogliamo portare l'amore, la gioia, la pace, la fratellanza, la comunione, la condivisione? Vogliamo essere applauditi o porgiamo la mano per aiutare e accettiamo l'aiuto? A nostra volta. O siamo così orgogliosi da dire no, io ce la faccio da solo. Ok, non c'è separazione. La separazione è nella percezione. La percezione è una manifestazione del tuo essere e il tuo essere si manifesta e agisce seguendo le direttrici che si è dato da solo. Non ci sono imposizioni, non ci sono obblighi, ci sono solo scelte. A noi non interessa il potere, noi siamo a servizio dell'amore e l'amore vuole la gioia e la felicità, non vuole nient'altro. Eh sì, devi aprire e devi far uscire. Perché se siamo pieni di dolore, non riusciamo a sentire l'amore, non riusciamo a sentire la gioia, non riusciamo a sentire la pace. È un aspetto meccanico dell'incarnazione proprio. Ok. Capite com'è semplice? È tremendamente semplice da capire ed è altrettanto tremendamente difficile da mettere in pratica. A noi non interessa il potere. Noi siamo a servizio dell'amore e l'amore vuole la gioia. E la felicità. Quindi il nostro compito se è essere gioiosi e felici. Così l'amore è contento, l'amore è Dio, no? L'amore vuole la gioia e la felicità. E quindi per avere gioia e felicità devi aprire il cuore. Devi aprire il cuore e far uscire la sofferenza. Abbi fede, perché noi siamo sempre, sempre, sempre con te e siamo sempre, sempre, sempre stati con te e saremo sempre, sempre, sempre con te. Non c'è separazione. Noi siamo te e tu sei noi. Noi siamo la luce della coscienza. Ok, quindi la risposta, chi sono le guide? Noi siamo la luce della coscienza e portiamo l'amore a chi lo vuole, a chi lo desidera, a chi lo chiede, a chi lo pretende, a chi lo sente, a chi lo sogna, a chi lo ruba. Non sei solo, non lo sei mai stato e non lo sarai mai. Ok? Sei immensamente amato, sei immensamente amato, come tutti del resto. Noi amiamo tutti, sei speciale come tutti gli altri. Per noi siete tutti speciali. Noi doniamo in funzione di ciò che ci viene chiesto. Se tu ti dici di sì, non potrai che attrarre un bel sì. Ok, qui ci sottolineano il fatto che la separazione fra noi e i regni superiori non esiste. Ok? Non esiste. Il semplice fatto che non vediamo e non sentiamo con le orecchie non significa che non esiste. Semplicemente è un altro organo di senso, il sesto senso che dobbiamo usare, il sentire. Impariamo a usare il nostro sesto senso, il nostro sentire e apriremo, no? Con il libero arbitrio, quindi volontariamente apriremo certe porte. Accettiamo l'aiuto, quindi scelta di ascoltare, volontà di accettare l'aiuto e lasciare entrare. Ok? Perché se io sono a casa, ti invito a entrare.
ma poi ti lascio la porta di casa chiusa, tu stai fuori. Quindi l'apertura è aprire la porta di casa per far entrare. Perché se no magari li inviti, gli dice venite pure ad aiutarmi, però non voglio sentire niente, eh? State qua, fuori. E poi il discorso di essere soli, il fatto che ma oggi non ci sono, oggi non mi ascoltano, saranno impegnati, probabilmente ce l'hanno con me. No, ragazzi, sta roba è roba umana. Cioè non è che Dio dorme, si stanca, non è umano. Gli angeli non sono umani. E quindi la loro energia è sempre, perennemente, costantemente accessibile. Sta a noi sintonizzarsi, è come fosse una radio, no? Una radio che trasmette sempre. Ma se noi abbiamo l'autoradio spenta, vi voglio vedere a sentirla, sta musica. Allora siamo noi che dobbiamo fare lo sforzo di accendere la radio e trovare la sintonizzazione, perché, ragà, la sintonizzazione sulla frequenza del sentire non è automatica. Non c'è l'RDS, il sistema di sintonizzazione automatica. Siamo noi che tutte le volte, in funzione dei nostri passi che facciamo durante la vita e degli stati d'animo o dei casini che stiamo vivendo, dobbiamo fare sempre una fatica diversa a sintonizzarci nel sentire. Perché se no, non sentiamo. Ok? È un lavoro interno l'ascolto. Quindi il compito più grosso è imparare a riconoscere se stessi, il nostro interiore. Se no, fate un po' di pratica. E se sbagliate, non muore nessuno. Avete provato, riproverete. Abbiamo tutta la vita. La cosa bella è sapere che non bisogna fare cose turche. Bisogna imparare ad ascoltare il sesto senso, la voce interiore, la voce della coscienza. Ci sono infiniti modi di dirla, è quella cosa lì. Io so che voi lo sapete cos'è, la vostra voce interiore, quella parte di voi che sa le cose, ok? Se voi date energia a quella parte di voi che sa le cose o che le sapeva ma ha fatto un'altra cosa, no? Quindi io sentivo che dovevo fare quella cosa, ne ho fatto un'altra e poi ho detto, ma vedi che caspita lo sapevo dentro di me? È quella cosa lì. Se voi aprite quella finestra lì, quella porta lì, e cominciate a dargli energia, l'attenzione vostra la portate in quella direzione, quella parte si amplifica, si amplifica, si amplifica e poi arriva di tutto. Amore, ok? Non preoccupatevi, non arriva. Il male c'è sulla terra, nelle creazioni umane. Ok, vediamo se avete scritto qualcosa. Allora, Angela. Ciao Federico, è la prima volta che ho il piacere di ascoltarti. Sono d'accordo con tutto quello che dici. Mi domando soltanto con tutte le scelte sbagliate e di basso livello che facciamo, non siamo in pericolo noi e il pianeta stesso? Grazie. Allora, Angela, facciamo così, ti regalo un'immagine, ok? Prendila come immagine, non come realtà assoluta. Tu immagina che ci sono dei bambini che stanno giocando in un box e c'è, a un certo punto cominciano a farsi male. Secondo te, i tutori che sono delegati a gestire questi bambini, quando vedono che si stanno per fare male veramente, non intervengono. Pensi che a Dio non gliene freghi proprio niente, niente, niente di noi? Non è così. Abbi fede. Quando sarà il momento, interverrà nel momento opportuno. Ok. C'è una carta degli angeli che peschiamo spesso e dice che nessuno, nessuno può alterare l'opera perfetta di Dio.
Neanche la sua creaturina che ha il potere con tutti gli altri stupidotti che li ascoltano e creano della distruzione e della morte. Perché nel momento opportuno interverrà. Non ci è dato sapere né come e né quando e né se. Quello che sappiamo è che questa terra è più vecchia di noi. E ci sono state un sacco di civiltà che sono state spazzate via. Ok? Questa terra è stata ribaltata. Se voi pensate che nella Sfinge, dove c'è la Sfinge, in Egitto, ci sono le conchiglie. Vuol dire che c'era il mare. Immaginate quante ne ha passate questo pianeta. Chissà quante volte l'uomo se n'è dovuto andare e poi ritornare. Quante civiltà sono state distrutte anche dalla stessa natura. È che noi ragioniamo in termini umani. L'anima è immortale. Ritorna. Ok, ritorna. E poi, visto che l'universo è infinito, se non è sulla Terra, sarà su un altro similterra. Non ha importanza. Comunque bisogna avere fede. Spero di averti risposto. Ciao Laura, grazie. Mirella, scusa, ma non so in che modo ti è arrivato tutto questo. Mirella, allora, l'ho detto nell'introduzione della rubrica. Io fondamentalmente ho fatto tanti corsi dal Reiki, la dinamica mentale, le costellazioni familiari, filosofie esoteriche. E tutta questa bella roba, mi ha portato a cercare sempre di più. A un certo punto, visto che certe risposte non arrivavano, ho pensato bene di andarmele a cercare per conto mio. Me le sono cercate così tanto che a un certo punto mi sono perso e avevo perso il senso della realtà, il senso del reale. La mia sofferenza interiore, quindi il mio dolore animico, energetico, emotivo, era talmente grande e la mia frustrazione, la mia illusione, perché io vivevo di illusioni, erano talmente potenti che volevo solo andarmene dal pianeta. Al che un giorno, stufo, marcio, ho detto: anima mia, io sono stufo. O mi dici che vuoi da me, o io torno al creatore. Nel senso, la mia intenzione era andarmene. Ma non è che volevo fare cose, era proprio un aspetto emotivo, energetico, no? E allora in quel momento io che cosa ho fatto? Ho smesso di guardare fuori. Mi sono rivolto all'anima e gli ho detto: anima, te prego, aiutami, no? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. E l'anima mi ha detto: Ciccio, non aspettavo altro, sono 38 anni che ti aspetto. Finalmente mi caghi, cioè mi ascolti. E quindi si è creata una condizione incredibile nella mia vita che mi ha portato poi a fare le canalizzazioni. Ne ho fatte una quarantina. E in 6 mesi ho scritto questo libro. Ok? Che racchiude tutte le canalizzazioni. E durante il processo che stavo facendo di queste canalizzazioni mi hanno aiutato a tirar fuori tutto questo dolore, facendomi cosa? Facendomi sentire l'amore, facendomi prendere coscienza. Tutte queste cose che io vi sto leggendo, questa per me era la bevanda più dissetante per la mente, per la coscienza. Finalmente qualcuno mi diceva delle cose che io potevo comprendere, che avevo sempre sentito dentro di me, ma che non ero in grado di esprimere. Allora tutto ha acquisito un senso. Tutto ha avuto un perché. E che tutto va bene, non prendiamole tutto nel senso in quel momento. Ok, poi adesso, che sono passati più di 2 anni, io le informazioni le ho, le devo integrare. Quindi le devo portare nel mio quotidiano, no? Questa è la parte più difficile.
Un conto è avere, ti cito Morpheus in Matrix, un conto è conoscere la strada giusta, un altro è percorrerla, no? Tu l'informazione la puoi avere, ma da avere l'informazione a trasformarla nella tua realtà quotidiana, lì c'è il lavoro, quindi è un dispendio energetico. E ti posso garantire che è un bel lavoro. Spero di averti risposto. E quindi fondamentalmente è un libro canalizzato perché ma non stavo bene, stavo bene, volevo andarmene, quindi mi ha detto Ciccio, non hai capito niente, adesso ti diciamo un po' come stare sulla terra. Quindi mi ha detto, questi sono i sensi, questa è la mente, ti portano fuori nel mondo, ma il mondo, quindi la terra, non è unica. È la manifestazione delle creature e del creatore. Quindi ognuno crea una dimensione, crea un suo mondo. Tu ci puoi entrare dentro e ti ci puoi anche perdere. Quindi tu devi imparare a capire qual è il tuo mondo, cominciare ad ascoltarlo e capire cosa vuole da te la tua anima, perché lei è il motivo per cui tu esisti. E quindi se tu non capisci perché esisti, non è che capisci, non ti ascolti per iniziare a comprenderlo perché è un divenire, perché io per come la vivo io, ok? L'anima è qualcosa di più, l'anima è la cosa di me più vicina a Dio, ok? Vedila così. Ed è molto più di me come capacità di comprendere, no? Come io la chiamo la scimmietta, l'io, no? L'io che si chiama Federico D'Ambrosio, questo io qua che è anche legato alla mente. Il mio io è poca roba a confronto al mio essere, al mio spirito. E quindi quello che io posso elaborare e trasformare sono piccoli pezzi ogni giorno. Capisci? Qui adesso guarda, mi è venuta la spiegazione, dicevamo prima, perché è così difficile? La risposta mi è arrivata adesso, l'ho compresa in questo istante insieme a voi. Cioè, il mio essere è talmente grande, quindi anche il vostro, non è che Federico è grande, voi no, cioè, ognuno ha un'anima così gigantesca che ha fatto così tante esperienze, che quando poi entra in un corpo, se gli dà tutto il gas, lo brucia, è come una Ferrari, no? Se voi accelerate a tutto gas, vi parte in una maniera che rischiate di distruggere la macchina. Allora voi immaginate questa energia potentissima che entra dentro sta scimmietta bella qua. Se dà tutto gas, lo brucia. E allora fa piccoli passettini una volta ogni tanto. Neanche tutti i giorni, perché sennò si spacca. Ok? L'anima ha cura di noi. Siamo noi che non abbiamo cura di noi. È il nostro io che non ha cura di noi. Spero di averti risposto. Stefano, ciao. La vita umana è un'opportunità per evolversi? Fondamentalmente sì. La vera prova più dura è nella materia. Nella materia e anche nella mente. Perché noi ci perdiamo. Però sì, nella materia concretizziamo noi stessi. E quindi tutte le nostre espressioni, anche quelle più grottesche. Sono d'accordo, Stefano. Grazie a te, Dessi. Matrix. Un bel lavoro per tutti, Graziella. Sì. Fondamentalmente sì, abbiamo tanto da dare agli altri, ma soprattutto al nostro cuore, che poverino sta lì, che ha bisogno di essere ascoltato. Andiamo avanti. Allora, dove eravamo rimasti? Dicevano, noi diamo in funzione di ciò che ci viene chiesto. Se tu ti dici di sì, quindi se tu ti apri all'amore, se tu ti dici sì, non puoi attrarre che un sì, non puoi ricevere che amore, no? Siamo qui per aiutarti. Saremo sempre qui per aiutarti, ok? Non è che se noi oggi li mandiamo a quel paese, domani non ci si offendono e non ci amano più. Loro ci ameranno sempre indistintamente, incondizionatamente.
Perché tu hai chiesto il nostro aiuto, nel mio caso l'avevo chiesto e anche nel vostro caso potete accettarlo o chiederlo. E noi non aspettavamo altro. Ma se non ci dai il permesso, noi non possiamo intervenire. È come chiamare l'SOS in autostrada. Se non lo chiami tu, non arriva. Telecamere a parte. Le telecamere simboleggiano che sempre ti vediamo. Sempre. Scusami, che ti vediamo sempre, ma sei tu che devi chiedere il nostro aiuto. Noi vediamo tutto, noi sappiamo tutto, noi accettiamo tutto, anche le disgrazie, le tragedie, i dolori, la morte, le sofferenze, le punizioni, le violenze, i soprusi, le indecenze. E quindi risponde anche a quello che stavamo dicendo prima. Tutte queste manifestazioni della sofferenza, ok? Tutta questa roba che loro accettano, che è la bruttezza dell'essere umano, sono manifestazioni della sofferenza interiore che viene proiettata all'esterno e creata, perché noi siamo creatori. Ok? Tutte queste manifestazioni della sofferenza noi le accettiamo, perché voi siete liberi di fare ciò che desiderate della vostra vita, perché è tutta esperienza, è tutta vita e la vita è amore. Ok? Quindi dal loro punto di vista, di osservazione della realtà, noi siamo esseri che stanno manifestando loro stessi. È un po' come, non so, il cane. Quando vedete il cane che magari lo portate in giro e abbaia contro un altro cane, magari si azzuffano. Loro in quel momento stanno vivendo la guerra. E voi lo guardate, magari lo tirate via, oppure lo prendete in braccio e cercate di toglierlo da lì. Però, capisci, lui fa la sua esperienza al suo livello di coscienza. È un animale, reagisce ai suoi istinti. Loro ci vedono un po' così. Siamo degli esseri che quando si incarnano perdono il lume della luce, perdono la luce della coscienza e quindi si identificano così tanto nella materia, nell'idea della realtà e di loro stessi che perdono il senso del reale e costruiscono degli incubi terribili in cui ci fanno sprofondare le altre persone. E loro continuano a stare nella frequenza dell'amore attendendo che noi facciamo il nostro processo di evoluzione. Ok? È chiaro che magari possono intervenire, dipende da cosa ha pianificato il creatore, non chiedetelo a me. Io non lo so. Ricordati che siamo tutti collegati. Sempre, sempre, sempre. Per cui non c'è motivo di preoccuparsi. Noi siamo qui con te, ti accompagniamo in questo viaggio alla scoperta di te stesso e di Dio. Un pezzettino di Dio, che non ci sbagliamo. Un piccolo, piccolo, piccolo pezzettino, giusto per darti un assaggio. Ok? Perché noi non possiamo comprendere il Creatore, quindi. Ma comprendendo noi stessi, faremo già uno dei lavori più grandi dell'esistenza umana. Noi vediamo molto lontano, più di quanto immagini. Eh sì, la vita è tutta un film. Noi possiamo andare avanti e indietro. Non c'è spazio né tempo per noi. È tutto in un punto. Le dimensioni convergono tutte in un unico punto, come se si ripiegassero. È come se fosse tutto già qui, come se tutte le azioni fossero già state fatte nello stesso momento, contemporaneamente. Non so se vi è arrivata tutta l'immagine, però ve lo rileggo allora. Giusto, quindi ci danno altri elementi per comprendere un pochettino la loro dimensione, ok? Noi vediamo molto lontano, più di quanto noi riusciamo a immaginare, quindi facciamo fatica
entrare in questa percezione. Per loro la vita è come fosse un film, che lo puoi mettere, togliere, lo mandi avanti, lo mandi indietro, ok? Quindi la nostra dimensione spazio-tempo, quindi la vita incarnata sulla Terra che è legata al tempo e allo spazio, per loro è come fosse un CD. Ok? Metti dentro il CD, i vecchi CD, oppure metti dentro la chiavetta col film e parte il film. Solo che questo è un film tridimensionale dove ci sono gli esseri che ci vivono dentro. Per cui loro possono andare avanti e indietro. Non c'è spazio né tempo per noi, è tutto in un punto. Ok? Quindi perché in un punto? Perché non essendoci spazio e tempo, c'è solo il punto inteso come unità unidimensionale, infinitesimale. Il punto è la parte, nei matematici si parte dal punto poi si fanno le linee, le geometrie, parti sempre da un punto. Quindi per loro tutta l'esistenza umana è dentro un punto. In cui poi loro poi lo srotolano, questo punto diventa un foglio dove si dispiega lo spazio e quindi il tempo e quindi riescono a vedere tutta la vita dell'essere. Quindi come se si ripiegassero, no? E immaginate foglio, ok? Immaginate che da qua a qua ci sono voluti 3-4 secondi. Spazio, lo spazio ho fatto la 4, per fare col dito la 4 ci ho messo 2, 3, 4, 5, 6, 6 secondi, quindi spazio-tempo. Loro ti dicono, tu immagina che questo foglio è. Adesso lo arrotolo. Tutto arrotolato. Ok? È come se fosse un punto. Aiuto. È come fosse un punto. Per loro, noi siamo così. Poi a un certo punto lo prendono, lo srotolano. E si vedono i film della nostra vita. Questa è l'idea che ci hanno voluto dare, ok? Per farci un po' capire la loro dimensione. E poi mi dicono: eh sì, scusami, è come se tutto fosse. Scusate, adesso lo riprendo. Allora, eh sì, la vita è come un film: noi possiamo andare avanti e indietro, non c'è spazio né tempo per noi, è tutto in un punto. Le dimensioni. Quindi le dimensioni, tutte le dimensioni che esistono, anche quelle che non vediamo, convergono tutte in un unico punto, come se si ripiegassero su loro stessi, un po' come il foglio. Come spessero, è come se fosse tutto già qui, come se tutte le azioni fossero già state fatte nello stesso momento. Ok? Tutte le azioni, quindi tutte le cose che Federico farà, da quando nasce a quando muore, tutte le cose che voi farete e avete fatto, per loro sono state fatte istantaneamente. Ok? È come se tutte le azioni fossero già state fatte nello stesso momento, contemporaneamente. Vuol dire che a un certo punto le anime hanno detto: oh, ci incarniamo? Sì. E hanno fatto l'esperienza. E noi qua ci vediamo al cinema. Di noi stessi. Un po' strano, eh? Un po' difficile da capire, però è questo è arrivato. Potete prenderlo per buono, come no, nel senso, se lo sentite vostro, fatelo vostro, se no Federico è matto. Eh sì, il cervello si inchioda, non ce la fa a elaborare tutte queste cose. Infatti io ci ho messo un po', È una macchina stupenda, ma non ha tutta questa capacità. Noi sì, noi siamo il mastermind, nel senso siamo una mente suprema, superiore. La tua capacità di elaborare questi concetti che sono abbastanza difficili, almeno ai miei occhi erano molto difficili, magari a voi non lo sono,
Quindi la tua capacità di elaborazione è limitata, ma come vedi hai il cloud, quindi il supporto remoto. Noi abbiamo tutta la capacità di elaborare, elaborativa che ti serve. Eh sì, è incredibile il mondo, la realtà, noi, Dio, un'infinita complessità, un'infinita coscienza, tutto amore. Ok? Quindi un'infinita complessità, un'infinita coscienza. Voi immaginate che questi esseri qui che stanno dominando la Terra, che vogliono spaccare l'atomo, che stanno giocando con le leggi della natura, no? Allo zero assoluto, la superconduttività, la gravità, la meccanica quantistica, e poi arrivano loro e ti dicono: uè, un'infinita complessità, un'infinita coscienza, tutto amore. Sarà dura che tanti relativi comprendano l'assoluto, ok? Siamo sempre nella matematica. Ne faccio disegno. Se questi siamo noi, tutti i relativi che si uniscono insieme per cercare di comprendere l'assoluto, siamo sempre contenuti da questo cerchio. Il cerchio possiamo definirlo l'assoluto. Ok? Noi siamo dentro sto cerchio, non riusciremo mai a uscire fuori. Perché se tu esci fuori dal cerchio vuol dire che sei più grande del creatore. E questo è ego, egoico. Noi abbiamo una mente egoica che pensa di essere più grande di Dio. Non abbiamo capito niente. Tant'è che ci dicono: Fede, impara a vivere in pace, in armonia e nell'amore. E sarai felice e vivrai nella gioia se impari queste tre cosette. Pace, armonia, amore. Facile a dirsi, buon lavoro per farlo. Va bene, andiamo avanti. Dove sono rimasto? Mi sono perso il segno. Allora, poi continuano, quindi, sì, è incredibile, il mondo, la realtà, noi, Dio, un'infinita complessità, un'infinita coscienza, tutto amore. Tu non lo puoi comprendere, abbiamo appena fatto il disegno, ma se ci ascolti, quindi se ti ascolti e quindi li ascolti, potrai sentirlo, ok? Non lo capisci, ma lo senti. Un pezzettino di questo grande amore che c'è tutto attorno a te e dentro di te. È arrivato il supporto interstellare, intergalattico, interdimensionale. Quindi qua hanno fatto un po', l'hanno fatto per me all'epoca, no? Poi mi hanno detto: Fede, è arrivato l'amore. Okay. Siamo sempre stati qui assieme a te. Potremmo dire mano nella mano, fin da prima che tu nascessi. Siamo attaccati a te, come tu sei attaccato alla vita, al mondo e all'universo. Riuscite a immaginarla questa cosa? Noi, io sono attaccato alla vita. Perché sono vivo. E nella vita a cui io sono attaccato ci sono anche loro. Quindi siamo attaccati a te come tu sei attaccato alla vita, all'universo. Ok? Non c'è separazione. Siamo interconnessi, siamo collegati uno dentro l'altro. Non parassiti, perché qualcuno parla dei parassiti astrali. E dei sanguisughe spaziali, ragazzi, prego. Il condizionamento è dato dalla mente che ha un potere creativo. Se la mente che ha questo potere creativo comincia a immaginarsi cose, guardate tutti i film horror o di fantascienza horror che abbiamo immaginato.
Abbiamo immaginato le peggior cose. Ma se voi uscite di casa e ve ne andate in un bosco, che cosa vedete? Che paura vi viene? Ok. C'avete paura magari perché è buio, sentite gli animali? Sono animali, sono creature come noi. E certo che se avete visto tutti i film horror che si manifesta la strega di Blair, e gli alberi che si animano, gli animali che vi ammazzano, vi mangiano vivi, e Jack lo squartatore, cioè, non ci andate nel bosco, no? Perché la paura vi mangia vivi. Ma il più delle volte non succede niente. È raro che qualche animale vi salti addosso per mangiarvi. Ok, siamo sempre stati qui, assieme a te, potremmo dire mano nella mano, fin da prima che tu nascessi. Siamo attaccati a te come tu sei attaccato alla vita, al mondo, all'universo. Siamo interconnessi, non parassiti. Siamo amici, siamo fratelli, siamo padri e figli, insieme, tutti uniti. Camminiamo vicini, a fianco a te, passo dopo passo. Ti guidiamo passo dopo passo. Non ti preoccupare, un passo alla volta. Un passo alla volta. Ok, quello che dicevamo prima. La nostra anima è così gigantesca a confronto al corpo che abita, che può fare solo piccoli pezzettini per volta, perché sennò ci brucia. Ok, voi guardate le cose che avete realizzato della vostra vita fino ad ora. Se ve l'avessero detto in anticipo tutto quello che avreste dovuto sostenere nella vostra vita, ma li avreste mandati a quel paese, capito? Eppure adesso che siete qua, dite, e mo che succede? Ogni tanto mi annoio pure. Perché piano piano state dando alla luce la vostra anima, quindi un passo alla volta, fede, non siete soli, non siamo soli, siamo accompagnati costantemente. Aspetta che vedo se mi avete scritto. Allora, dove siamo rimasti? Dove siamo rimasti? Ah, eccolo qua. De Francesco Simone. Allora, come sarebbe bello se ognuno di noi aprisse come quel bruco a cui facevi riferimento. Ci sono tantissime prove, buco immagino. Ci sono tantissime prove ogni giorno da superare, oltre alle teorie che se non si apre il cuore, si ha fede, non si comprende nulla. E sia la forza sufficiente per portare nel pratico intenzioni e insegnamenti. Palestriamoci prima, non sbagliamo. Allora, come sarebbe bello se ognuno di noi. Riferimento. Ci sono tantissime prove. Simona, faccio fatica a capire il senso. Allora, come sarebbe vero se ognuno aprisse il cuore? Sì, nel senso che palestriamoci. La palestra, cioè nel senso le prove ci sono perché devi aprire e manifestare qualcosa di nuovo. L'apertura di cuore ti permette di non opporre resistenza a questa evoluzione del tuo essere. E quindi, cioè, gli insegnamenti poi ti arriva quello che ti serve. Perché io vi sto raccontando quello che è arrivato a me, magari a voi servono altre cose nella vostra vita. A me mi hanno detto queste cose perché io sono uno che gli piace la scienza, la fisica dei quanti, lo spazio-tempo, cioè, mi piacciono tante cose, probabilmente a me hanno dato certi contentini per rimanere, dai,
rompi così tanto le scatole, mo ti diamo delle cose che solo per capire ci metti degli anni. Okay? Poi comunque la cosa più importante di tutte è che voi avete le vostre guide e imparate ad ascoltarle, loro vi fanno fare quello che vi serve a voi. Io sono semplicemente qui a dirvi che è possibile. E a dirvi che ci sono delle cose che vanno riconsiderate. Poi giustamente voi siete liberi, fate quello che sentite voi. Anche l'angelo custode non arriva. Il concetto di arrivare, ok? L'angelo custode è sempre lì. Le guide sono sempre lì. Io le chiamo guide, così tagliamo la testa al toro. Gli spiriti guida, a supporto della nostra vita ci sono sempre. Intervengono quando è il momento, ok? Non è che lo spirito guida è diventato un fattorino, ok? Gli dicevo, spirito guida, fammi guadagnare 200 euro, dai, damo. No, non è uno schiavetto lo spirito guida. Siamo noi, quando siamo nel caos che ci perdiamo, dobbiamo fare il lavoro di riconnessione e di ascolto, e allora ci arriva questa sensazione, questo sentire. Ok? Perché l'informazione in sé può arrivare in senso lineare come è arrivato a me, no? Ti fai lì, ti metti a scrivere e ti arriva l'informazione, oppure ti metti a registrare, ma il più delle volte ti arriva come: ah sì, lo so, oppure sento che devo fare quella cosa, mi viene da fare, oppure la vita mi mette in quella condizione lì. È una cosa più fluida, cioè la relazione con i nostri spiriti guida deve essere una cosa, è come parlare con un amico, ok? Non serve cioè serve per noi, principalmente serve a noi, loro ci amano incondizionatamente. Se io vado, mando a quel paese il mio spirito guida, non è che dopo si offende e non mi parla più. Questo è un umano. Lo spirito guida sta sempre lì. È H24 a irradiare amore costantemente. Sono io che mi oriento verso di lui e lo ricevo e lo sento e lo riconosco. Ok? Io lo vivo così, poi gli altri possono dirvi quello che volete. Credete a quello che sentite giusto voi, non voglio dirvi che funziona così in assoluto, io lo percepisco così. E gli altri sono gli altri. Voi ascoltate quello che desiderate, non ha importanza. Allora, Angela, Federico, secondo te, ci si apre l'amore? Se ci si apre l'amore, può essere che iniziano ad allontanarsi da noi quelle persone egoiche e meno aperte all'amore, l'hai detto tu. Si chiama legge di risonanza, ok? Allora, come funziona? Una persona egoica sta in testa. Energeticamente, immaginate l'attenzione come una biglia. Questa biglia per le persone egoiche è sempre qua. Ok? Quindi loro, quando vi parlano al cervello. E c'è quel famoso scambio di opinioni, no? Confronto di idee. È un ping pong infinito, infinito. Questa gente può tenervi lì delle ore intere. Quando tu scendi e stai nel cuore, stai nel sentire, tu non parli più con il tuo ego, tu parli con la tua anima fondamentalmente, col tuo essere. Quindi le vibrazioni, le percezioni, il sentire. E quella persona, sentendo questa differenza di energia, che cosa fa? Lei cerca di portarti su. Così ricomincia il ping pong. Se tu invece te ne stai giù, lei non vuole andare giù a sentire la sua roba interna, perché dentro c'ha il dolore. E quindi che cosa fa? Se ne va. È un po' come le calamite. Quindi sì, fondamentalmente alcune persone si allontanano alla grande. Ne conosco tanti di ex amici che sono scappati via come
Però è così, vanno via alcune persone, ne arrivano di nuove. Ho conosciuto tante di quelle belle persone, tutti in cammino come me. Cerchiamo di andare avanti, vivendo la vita sempre sulla terra, ma abbracciando altre frequenze del creato, ok? Abbiamo altri interessi. Costruiamo, creiamo cose diverse. Ciò non significa che siano sbagliati o meno, semplicemente loro manifestano loro stessi. Non sono ancora pronti ad aprirsi all'amore, lo faranno, prima o poi lo faranno. L'amore è la meta ed è anche il presente. Allora Paolo, vediamo, no, scusami Stefano. Allora, parlando di quelli che stiamo vivendo in questo particolare periodo storico per l'umanità, dove per causa di questi seri igienici mortali per milioni di anni, che sono costretti a morire sacrificando il proprio corpo, la propria vita. Che senso ha tutto ciò? Beh, allora, Stefano, intanto. Allora, entriamo nel soggettivo, ok? Perché ovviamente le guide sono state chiare. Noi, te lo ripeto, quello che hanno letto, noi accettiamo tutto, anche le disgrazie, le tragedie, i dolori, la morte, le sofferenze, le punizioni, le violenze, punizioni, violenze, ok? I soprusi, le indecenze. Tutte queste manifestazioni della sofferenza, sono persone che soffrono, basta che le guardi in faccia, hanno gli occhi spenti, sembrano dei morti, non ascoltano la loro anima, loro sono morti nell'anima, non l'ascoltano, la ignorano, pensano di non averla magari. E loro dicono, noi accettiamo tutto, tutto e tutti, anche sta gente qua li accettano, ok? Lo permettono. Perché è il nostro ambiente di cultura. Perché voi siete liberi di fare, desiderare ciò che volete della vostra vita. Perché tutta esperienza è tutta vita e la vita è amore. Ora, Stefano, ti faccio una domanda. Come funziona il tessuto sociale, no? La società come funziona? C'è qualcuno che è a capo e poi ci sono i gregari. Ok? E allora tu che finisci lì dentro, c'hai i gregari che ti abbaiano contro. È il capo che dice ai gregari cosa farti fare. Allora tu hai due scelte. O stai sotto le loro grinfie e quindi ti fanno fare quello che vogliono loro, se no fai quello che ti dice il tuo sentire. Il fatto è che fare quello che ti dice il tuo sentire può portarti a dover allontanarti da un sistema, da quel sistema in cui sei messo magari in quel momento. E quindi poi si apre tutta un'infinità di incognite. Come mangio? Dove vado? Che vado a fare? E quindi ti nasce la paura. E quando ti nasce la paura, dici, se riesci a superarla, abbracci l'ignoto e vivi sperando che Dio te la mandi buona. Se invece non ce la fai a abbracciare l'ignoto, resti lì e i gregari ti fanno fare quello che vogliono, quello che vuole il dirigente di turno, no? Che può essere un politico, un capo di azienda, un familiare, cioè il tiranno, fra virgolette, può essere chiunque. Nella nostra società, nel senso, Stefano, a te, ti ha suonato per caso il campanello un carabiniere o una guardia medica e ti ha detto o ti vaccini o ti. No, loro semplicemente hanno i mezzi di informazione e ti massacrano la mente, ti entrano in testa così tu ti convinci. Sono astuzie, sono giochini mentali, loro conoscono l'essere umano, le vulnerabilità umane e le sfruttano contro gli umani. Sono degli stronzi. Io la vivo così, a livello umano Federico ti dice che sono degli stronzi. Poi a livello
Più alto le guide ti hanno detto: noi le accettiamo, accettiamo tutti, noi amiamo tutti, per noi siete tutti speciali, ok? Quindi Federico, nella sua visione umana limitata, c'ha un po' di risentimento. Le guide invece dicono: noi li amiamo uguale. Ok, Dio ama tutti indistintamente. Anche, ci sono, nel senso, anche le parabole, no? Dei figli, del figlio prodigo. È così. La nostra società è lo specchio delle persone che la compongono. Allora, ci sono persone molto amorevoli che si sacrificano per gli altri e ci sono persone che farebbero i sacrifici umani fra un po', capisci? Sono fatti così. Il problema è che gli abbiamo lasciato il potere. Ma il potere è perché li ascolti. Se tutti li ignorano, loro non hanno potere, è che chi non ha coscienza gli piace il percorso preprogrammato, perché così non deve fare scelte, non deve avere dubbi, è più facile seguire, capisci? Segui così non ti devi ascoltare, la colpa è sempre di qualcun altro e tu puoi dormire tranquillamente il sonno della coscienza. Arriverà un momento in cui sei chiamato a rispondere delle tue azioni, no? Principio di causa e effetto, il karma non si scappa. Hai portato la morte e la sofferenza e dovrai riparare, in qualche modo ripareranno. Magari non in questa vita. Io spero sì, però non sono io che comando. Magari li avrei già messi in punizione, dietro la lavagna. Va bene, Stefano, scusami se sono sceso troppo nel personale, ma ovviamente le guide non. Te l'ho letto il passaggio, no? Che è riferito. Perché la risposta me l'ha data così. Leggigli questo passaggio. La loro visione è diversa. È un'accettazione incondizionata delle nostre manifestazioni. Perché è un processo che ci porterà inevitabilmente, prima o poi, all'amore. E visto che per loro il tempo e lo spazio non esiste, arrivano già tutti all'amore, no? Semplicemente prendono strade diverse. È che qua che viviamo lo spazio-tempo, fischia, è dura. È dura. Per questo bisogna andare dentro e aprirsi all'amore e ricevere l'aiuto, no? Così questo fardello che arriva dall'esterno, questo bombardamento che arriva, ti tocca meno. Perché tu sei. C'è un cuscinetto che è la tua vita, dietro hai la spinta della forza infinita dell'amore e del creatore. E poi ci sono questi qui che ti arrivano nella testa. E tu dici: oh, fai spazio. Ok, spazio attorno a me. Pace, felicità, gioia. Un aspetto interno. Ti centri. Poi se devi andare vai, nel senso, se decidono questi qui di sganciarti una bomba in testa, che vuoi fare? Se è atomica, ciao, 20-30 km di raggio, tu vai. Magari non lo faranno, o gli impediranno di farlo, io non mi pronuncio, nel senso non avrebbe molto senso distruggere tutto. Ok, per il semplice fatto che stanno lavorando sulla psiche umana, stanno cercando di convincerti a fare le cose. Cioè, questo non è che ti suonano in casa e ti corrono dietro con la siringa, capisci, a vaccinarti. No, tu alla fine vai da loro, per un motivo o per l'altro. Ti hanno convinto e ci vai. Tu, poi ovviamente tu Stefano non lo farai mica, però alcune persone fanno così, si convincono, vanno, ma sono loro che vanno, no? Capisci il libero arbitrio? Noi ti lasciamo il libero arbitrio, però ti condizioniamo un po' la mente, così questo libero arbitrio volge a nostro favore, però sei libero di scegliere lo stesso. Sono astuzie mentali, sono giochini.
Fare i giochini, si diverto. Ci vuoi fare? È come il bambino. Immagina che siamo a scuola, c'è un bambino bullo. Ci abbiamo il bullo della scuola. Ora, se tutti i bambini fanno quello che vuole il bullo, se ti trovi tutti i bambini contro, ti fanno passare un brutto quarto d'ora. Se tutti i bambini dicono al bullo: senti, hai finito di rompere le scatole, te ne vai, il bullo la smette di fare il bullo. L'unione fa la forza. Ok? Grazie per la condivisione. Allora, un sacrificio. Sì, va bene, sacrificio. Dai, prendiamola più positivamente, è un processo di crescita. Poi bisogna vedere cosa intendi per sacrificio, se intendi per rendere sacro, sì, se vuoi rendere sacri gli eventi. Allora, Angela, è molto difficile da capire, è un po' che ci ragiono, ma non riesco a capire. Angela, immagino che ti riferisci all'avanti, l'indietro, il foglio arrotolato. Sì, ma vedi Angela, non ha importanza. Cioè, la loro dimensione, il loro mondo, il loro modo di vivere l'esistenza non ha importanza, perché noi siamo qua. Allora, quello che io vorrei che ti restasse, nel senso che per me è importante trasmetterti, è che questo aiuto che può andare, che sa vita, morte e miracoli di tutti. Quindi questa coscienza sovrumana che è amorevole e sa vita, morte e miracoli di tutto ciò che esiste, vive anche in te, quindi è legato alla vita che tu stai abitando, ti può aiutare ad affrontare la realtà solo se, non solo, anche, soprattutto se tu lo riesci a riconoscere internamente. Perché non è che non ti aiuta se tu non lo riconosci, ok? Perché se non ti aiutasse la vita saresti già morta. Nel senso, è difficile. Noi separiamo il creatore, il creato da noi. Noi siamo il creatore e il creato e la creatura, ok? Le nostre cellule sono vive. La vita è il creatore, quindi tu sei un'espressione di questa energia infinita che è il creatore, sei una cellula del creatore e come tale sei sempre sotto la sua amorevole guida. Semplicemente sei una cellula che sta facendo il suo processo di ritorno a questa coscienza di creatore. È un po' difficile, ma la cosa più semplice, te l'hanno detto, cerca di vivere in pace, in armonia e nell'amore. Accetta il nostro aiuto e ascolta, ascolta il tuo sentire. Tutto il resto serve niente. Ce la possiamo fare, sì. Allora, Mirella. Ho sentito la tua verità, ci vuole molta umiltà e pazienza con noi stessi, tanta, tanta pazienza con se stessi. Mi hanno risposto chiaramente con le immagini dell'immensa anima che si fa sentire per volta, per non danneggiarti. Bello, fa piacere che ti sia arrivata. Ovviamente è un'immagine, ok? Mi è arrivata a me così, in quel momento che ve la stavo spiegando. Ho detto, boh, io la sento così come la stai descrivendo tu. Poi, sai, sono immagini, no? La realtà, chi la conosce? Quando provi un bagno d'amore, orgasmico, così, muore in dita, non serve altro per capire. C'è tanto altro, dai, sono contento. Intendevo, oh, grazie, Simona. Intendevo dire esattamente quello che hai percepito, ok? No, perché subito ho fatto un po' di fatica. Perché ogni tanto mi perdono, abbi pietà di me. Intendevo dire esattamente quello che hai percepito, che è necessario lasciarsi guidare dalla voce interiore o anima, che dir si voglia. È
È che le vicissitudini sono la palestra. Ah, ok, adesso l'ho capito. Le vicissitudini sono la palestra per comprendere a che punto siamo nel nostro percorso. Sì. Grazie a quello che creiamo, a quello in cui inciampiamo, noi vediamo cosa stiamo guardando. Tu immagina le infinite cose, nel senso che ci sono in sta stanza, no? Sono quattro cose in croce, ma immagina che tu dedicassi, non so, ad ogni libro, ad ogni pagina, un giorno della tua vita. E ce n'hai di cose da fare, eppure sono gli oggetti di una stanza, quindi le cose che ti ritrovi addosso nella tua vita ti caratterizzano e quindi riesci a capire più o meno con che anima hai a che fare, quali sono i suoi interessi, che cosa ha vissuto, che cosa ha sperimentato, quali sono le memorie che non gli servono più, e quali sono invece quelle che deve rispolverare. È un processo di scoperta di se stessi. Grazie, adesso ho capito. Allora, Nadia, Fede, cosa devo capire che la bimba, che da bimba vedevo uscire delle creature dallo specchio? L'ultima volta è stata a 14 anni. Oh signore, Nadia, delle creature uscire dallo specchio. Beh, sicuramente sapevi che non eri da sola. Bisogna capire queste creature cosa, se ti facevano paura, se ti davano un senso di familiarità, se ti suscitavano curiosità, cosa volevano da te? Onestamente, se lo sei tu, nel senso, io non mi sento di dirti chi sono e cosa vogliono, perché in questo momento non sento niente a riguardo. Se vuoi provare a entrarci un po' più dentro, magari poi viene fuori qualcosa. Grazie per la risposta, sei stato chiaro, Angela. Allora, verissimo, la legge di risonanza funziona. A me è capitato di perdere qualche anima, ah, scusa, qualche amica. Mi è dispiaciuto, ma posso farci nulla, eh no. Se non sapere di ritrovarsi un giorno, sì. Oppure, Angela, magari fra 10 anni arriva e ti dice, caspita, sai, c'hai ragione. Oppure, oh, ho scoperto questa cosa. Tu dici, ma dentro di te dici, caspita, la stessa cosa che ti dicevo 10 anni fa, adesso la scopri. Potevi ascoltarmi che evitavi di farti 10 anni di cosa? È il suo percorso. Bisogna accettare che ognuno deve fare il suo processo. Noi magari vorremmo evitare che una persona finisse in una buca, ma il semplice fatto che questa persona finirà nella buca e dovrà fare tutto un lavoro per uscirci è il suo processo di maturazione e nessuno glielo può togliere. Per questo le guide accettano, no, le ingiustizie, i soprusi, le violenze, perché è un processo di maturazione probabilmente a livello globale, collettivo dell'umanità. Perché comunque, adesso torno un attimo al discorso del Covid e di tutto questo disastro che stanno combinando mediaticamente. Quello che stanno facendo comunque hanno portato le persone quelle più legate al mondo fisico, quindi più legate agli istinti, li hanno cominciate a portare nella mente. Quindi fare questo processo di salto dimensionale dal mondo fisico al mondo psichico ti evita di fare una marea di azioni che creano karmi, ok? Quindi alla fine non c'è neanche male in tutto questo. Sembra assurdo, ma stanno comunque lavorando per il bene, no? Per l'amore. Allora, dove siamo rimasti? Mariangela, purtroppo io soffro di malattie pesanti da tutta una vita. Come posso spiegarmi un destino del genere? Mariangela. Allora, sicuramente la malattia ti porta a fare una cosa, prenderti cura di te. Quindi nella tua vita è imperativo che tu ti tratti bene, ti tratti con amorevolezza. Quindi devi trattare con amore il tuo corpo, la tua mente e i tuoi sentimenti. La malattia ti obbliga a fermarti, a rallentare,
dare importanza all'essenza. È una vita dove il focus è puntato tutto sull'ascolto. E poi bisogna tirar fuori la sofferenza interiore, quindi se senti dei dolori emozionali legati a questa vita così impegnativa, buttali fuori. Svuota completamente il sacco. Ok, poi ognuno c'ha i suoi fardelli, nel senso. Mi piacerebbe poterti dire ti tolgo tutti i mali, purtroppo non ho questo potere, perché non ho la coscienza per farlo. Però io vorrei tanto che la sofferenza non abitasse più i nostri corpi, le nostre menti, il nostro mondo e le nostre vite. E spero che Dio prima o poi ce la tolga per default, che trovi un modo migliore per farci evolvere. Io infatti ogni tanto quando litigo con i miei angeli gli dico: ma spenti, ma perché sto disastro? Ma perché dobbiamo soffrire? Sembra che sia l'unico modo, perché sennò vuol dire che Dio si è sbagliato. Ti abbraccio. Ah, grazie Enrico. Purtroppo sono arrivati anche i ricatti con molte categorie di lavoratori. Sì, Angela, lo so. Maria che sta con me lavora nella scuola, quindi ne sento di tutti i colori, purtroppo. Allora, ero a inquietante. Inquietanti, ma a volte erano essere di luce. Se ci parli del Reiki, io farò il primo livello a settembre. Puoi dirmi cosa si prova quando si inizia? Allora, Nadia, per il discorso di prima, strano che ti arrivassero sia inquietanti che gli esseri di luce. Sicuramente avrà un suo perché. Io in questo momento non so assolutamente dirti perché arriva tutto questo. E quello che mi sento di dirti è di provare a sentirlo dentro di te. Tanto adesso andrai a fare Reiki, quindi. E cosa dirti riguardo al Reiki? C'è un capitolo dedicato, ne parleremo più avanti. Comunque è un'esperienza personale, ok? Il Reiki è un'esperienza personale, si sente quello che serve. Io quando l'ho fatto ho sentito tante belle cose, ho sentito tante emozioni, anche quelle di dolore, ho sentito una bellissima energia, ho sentito delle vibrazioni, si era amplificata molto la voce interiore. Io da quando ho fatto Reiki la mia vita è cambiata. Prima vivevo in un mondo praticamente adolescenziale, sempre a locali, a feste, a far casino, quindi vivere di frastuono, di rumore, di sballottamento, no? E a un certo punto cominciavo a vivermi internamente, quindi percependo l'ambiente, le persone, mentre prima ero tutto carico, no? Dell'immagine che io dovevo dare agli altri di me stesso. Ah, sai, sono così! Poi a un certo punto dici: ok, io esisto, esistono gli altri, e se cominci a sentire l'energia, si rallenti un po', sei meno proiettato, sei meno attirato dall'esterno, cominci un po', nel mio caso, no, a sentire tutto il tuo mondo interiore. A me ha dato questo effetto, poi sai, ognuno ha la sua percezione, a te magari arriverà qualcos'altro. Così poi vedremo. Me lo direi tu, comunque c'è un capitolo dedicato. Andiamo un po' avanti perché comincia a farsi tardi, mi sa che bisogna andare a dormire, fa un po' anche. Allora, dove siamo rimasti? Allora, non avere paura per il futuro, ok? Quindi, sereni, non abbiamo paura per il futuro. Non avere paura per il futuro, succederà quello che deve succedere e noi ti guideremo come sempre.
Noi ti abbiamo sempre guidato. Sei tu che non ci ascolti quasi mai. Qui si riferivano a me, ok? Quindi non voi. Io spero che voi li ascoltiate le vostre guide interiori. Ok? Noi ti abbiamo sempre guidato, ti guideremo sempre fondamentalmente. L'importante è che ci ascolti, se no come facciamo a guidarti? Eh sì, la fretta è una cattiva consigliera. Se invece ti ascolti e di conseguenza ci ascolti, tutto fila liscio. Per ascoltarci devi stare tranquillo, sereno, in pace, con il cuore calmo. Ok? Perché se ho fretta di risolvere la questione, poi inciampo, faccio sbattere, mi faccio male, mi pento delle azioni che faccio verso il prossimo. Invece calmo, pondero. Ok, cioè, mi arriva un input, no? Mi arriva una scossa elettrica. Come mi fa reagire? Come mi fa sentire? Che cosa mi viene voglia di fare? Non so, uno mi manda a quel paese. Ah, oh, caspita, adesso gli do un pugno e lo mando a quel paese e gli pre... Ok, ma è andato a quel paese. Mi viene... Non reagisco, non gli restituisco subito la palla. Me la tengo in mano. Me la tengo in mano e dico, bene, questa persona ha reagito. Probabilmente che cosa ho fatto? Che lui ha percepito come un danno a se stesso. Quindi il mio esistere, il mio agire, gli ha fatto fare quell'azione. Perché si è comportato così? Io parlo nelle relazioni dirette, ok? Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Se siamo calmi, sereni, tranquilli, non reagiamo alla vita, ma agiamo seguendo, no, la nostra guida interiore che ci direziona verso l'amore. Io mi ricordo che si potrebbe fare così. Potresti fare così. Ok? La guida non ti dice devi fare così. Potresti anche fare così. Se non ci senti, si parla di guida, vuol dire che non ci ascolti. Noi possiamo parlarti sempre, ok? Indipendentemente dal luogo, dalle persone, dalle circostanze, dal tempo, dallo spazio, loro sono onnipresenti, sempre. Quindi è una responsabilizzazione che ci viene data, che è la nostra comunicazione con il nostro divino interiore, quindi con i nostri spiriti guida, è una nostra responsabilità. Siamo noi che dobbiamo aprirci, perché lassù è già tutto acceso. Ok? È già tutto disponibile. Noi possiamo parlarti sempre, dipende solo da te metterti in ascolto, ok? Noi possiamo parlarti sempre, dipende solo da te metterti in ascolto. Noi rispettiamo il tuo volere sempre, sempre, sempre. Noi ti amiamo. Okay. Dal momento che ci amano, che mi amano, no? Le mie guide, rispettano anche le volte in cui non ho voglia di niente, ho voglia di... Non... Scusatemi il termine, quando avete presente quelle giornate in cui dite, oh, oggi non rompetemi i maroni, quei giorni lì loro non ti vengono a stressare per fare un passettino in più per l'evoluzione, ti lasciano nel tuo brodo, poi quando dici, Dio, che famo, mo? Allora Dio si mette in moto, no? E ti crea l'evento per fare quel passettino in più. È difficile trovare il punto in cui tu sei tu e noi siamo noi. Quindi quando cercherete dentro di voi, no, di capire dove siete voi e dove sono loro, sarà molto difficile, perché sono aspetti vibratori. Ci metterete un po' a sentire la differenza. Tranne quando vi inondano con l'amore, a quel punto la differenza la sentite bene, ok? Quindi è difficile trovare il punto in cui tu sei tu e noi siamo noi. Non lo riesci a percepire. Se ti ascolti, senti solo che ci siamo e che ti avvolgiamo nella pace e nell'amore. Quando sentirete questo, no? È una cosa bellissima, perché a un certo punto dici... Oh,
Sto in panza a Dio, no? Che me frega a me? Ho tutto, non mi manca niente, ho la vita e la vita mi sta cullando nell'esistenza. Perché mi agito? Perché reagisco? Semplicemente sto esistendo. Mi basta esistere perché sento già la pace, sento già l'amore, che è stare dentro. È chiaro che non è sempre possibile, non è sempre fattibile, però l'importante è saperlo fare, soprattutto quando ci sbilanciamo. Okay? Quando ci sbilanciamo troppo fuori, serve questo tipo di interiorizzazione. Se ti ascolti, senti solo che ci siamo e che ti avvolgiamo nella pace e nell'amore. Tutto perde di significato quando ti senti così, tra le braccia di Dio. Hai tutto, sei tornato, no, all'amore. E quindi per un attimo, per quella frangente in cui sei sintonizzato e abbandonato, sei arreso all'amore, l'amore ti avvolge. Perché l'amore è l'energia che sta facendo vivere la tua vita. Ok? Quindi l'amore già ci avvolge. Semplicemente il nostro agire ce lo fa sentire distaccato, non ce lo fa percepire. Nel mentre in cui molliamo, l'amore ci avvolge perché già è così e quindi riusciamo a percepirlo, a sentirlo in realtà. Ok? È un sentire l'amore. Non è una percezione sensoriale, è un sentimento. Se non ci senti, non ti preoccupare, ok? Nel senso, se fate difficoltà a sentire perché, non vi preoccupate. Siamo all'inizio di questo viaggio, un pezzettino alla volta, un passettino alla volta. Devi avere pazienza, pazienza, pazienza e amorevolezza, amorevolezza, amorevolezza. Verso di te. Ok? Non è facile, ma è possibile. Io sono qua a testimoniare questo. Coco. Allora, che è successo qui? Allora, grazie. Allora, dove siamo rimasti? Eccoci qua. No, aspetta che si è spostato. Fede, no, ho parlato. Grazie per la bella e interessante serata. Vi devo salutare. Buonanotte a tutti, spero di vedervi presto. Buonanotte, un saluto a Enrico. Allora, grazie Sogni d'Oro, continuiamo. Buonanotte, buonanotte. Qua siete svenuti? Sì, abbiamo fatto un po' tardi. Scusate, stasera è andata così. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Io spero che siate riusciti a sentire un po' l'energia delle guide, a farvi un po' qualche immagine in più di come potrebbe essere la loro energia manifesta, il loro modo di percepirci. L'importante è che, dal mio punto di vista, per quello che è il mio messaggio, è che vi resti, è che sono sempre a nostra disposizione e il loro amore per noi è incondizionato, non ci abbandoneranno mai, quindi vivono in noi come noi viviamo sulla terra. E quindi semplicemente bisogna accettare l'aiuto nel senso di sentire, sentire e lasciarsi aiutare. Io vi ringrazio e vi auguro una buona notte. Grazie a tutti.